Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi torno con un nuovo appuntamento qui su SnowRunner, come sempre nella regione del Maine. Nell'episodio di oggi vi porto un incarico chiamato Titano Abbandonato. Devo riparare e rifornire un camion. Per la precisione si tratta di un processore forestale, un Aramatsu Forester, che si trova diciamo tra le paludi della mappa del basso piano. Dopo questo recupero quel camion, quel processore forestale sarà mio. Questo è il primo veicolo che di questo DLC che andrò a recuperare. Sono quindi mezzi nuovi, forniti solo con questo DLC. Per questa missione di recupero mi sono organizzato con un Derry Longhorn 3194, fornito ovviamente della cisterna porta carburante e dell'unità di riparazione. Fatta questa premessa, io direi di mettermi in cammino. Alla volta di quella palude dove dovrò recuperare l'Aramatsu. Come potete notare, ragazzi, oggi ho un nuovo veicolo, contrariamente a quanto faccio di solito come di consuetudine qui su SnowRunner. Di tanto in tanto è giusto anche rispolverare qualche mezzo magari che avevo nella flotta, magari che non utilizzavo da un po' di tempo, e quindi mi sono ricordato di questo Derry Longhorn che potrebbe anche tornarmi utile, perché ha anche delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto in merito a questo asse che in questo momento vedete sollevato, questo asse ruote centrale, ma che all'occorrenza può essere attivato attivando chiaramente le sospensioni rialzate. Si abbasserà questo asse così da avere un vantaggio in più. Ho anche l'opportunità di utilizzare il 4WD cambiabile a seconda delle necessità. Questo è anche un fattore che mi ha fatto riflettere e portarlo anche qui nel main. Mi fermo un attimo qui, ragazzi, per mostrarvi più o meno dove mi trovo adesso e la posizione del titano abbandonato, diciamo di questo processore forestale che si trova in quest'area abbastanza paludosa. Lo devo recuperare.
Chiaramente, ragazzi, non vado a segnare il percorso perché questa zona è abbastanza conosciuta da parte mia e suppongo anche da parte vostra. L'Aramazzo, come potete notare, si trova da quelle parti sulla destra. Devo quindi proseguire per questa, per questo percorso che già conoscete abbastanza bene perché vi ho portato ultimamente diverse missioni in cui sono passato da qui. Chiaramente devo individuare adesso un in mezzo a questa boscaglia devo individuare un varco d'accesso che mi porterà, diciamo, fino all'Aramazzo. Dunque, vediamo un po'. Eh sì, ragazzi, il veicolo si trova sulla destra. Devo necessariamente passare più o meno da qua, avventurarmi chiaramente in mezzo alla palude. Si affonda parecchio. Ai 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 ai. Forza bello. Eccolo là, ragazzi, il veicolo da recuperare. Chiaramente mettiamo le ridotte, ci muoviamo lentamente, però è l'unica maniera per raggiungere il veicolo oggetto dell'incarico di oggi, quindi vediamo un po'. Avviciniamoci chiaramente e cominciamolo a riparare. Dunque, ripara, chiaramente componente corpo furgone, obiettivo l'Aramazzo Forester, direi di riparare serbatoio, motore, sospensioni e cambio, perfetto. A questo punto dobbiamo rifornire, vediamo se mi devo mettere un pelino più vicino. No, posso avvicinarmi tranquillamente e caricare di carburante la tanica dell'Aramazzo, quindi obiettivo chiaramente l'Aramazzo, riforniamo e tecnicamente abbiamo superato la missione. Il mio obiettivo però di oggi è quello di portarmelo dietro direttamente con il Derry Longhorn. Quindi la cosa che andrò a fare, ragazzi, sarà quella di fare in modo di
lasciare la tanica qui, la verrò a recuperare in un secondo momento. Ho bisogno, ragazzi, di spazio. E allora sganciamo chiaramente la cisternina e andiamo a girarci. Facciamo un recupero un po' più più laborioso, ragazzi, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a toglierlo anche dalle paludi, ragazzi. Quindi vediamo un po', aggancia verricello, dobbiamo cercare, ragazzi, il punto esatto. Eccolo qua, individuato. Ok, la ramazzo si muove e noi ce lo portiamo dietro al guinzaglio. Ora devo capire, ragazzi, più o meno come tornare in... L'unica maniera, ragazzi, è questa strada che ho fatto poc'anzi, ovviamente. La prenderemo larga, quindi ci sarà anche la palude da superare, però poi mi troverò in strada. Perfetto. Chiaramente mettiamo le canoniche ore 13, giusto per avere un minimo di visibilità e via. Manteniamoci però, ragazzi, non proprio nella palude fitta, ma più a sinistra, diciamo, dove all'occorrenza vedrò di facciamo una cosa. Cambiamo anche la modalità delle sospensioni, quindi ci rialziamo, quindi si alza anche, si abbassa, voglio dire, anche l'altro asse. Vediamo se abbiamo più spinta in questo modo per venirne a capo. C'è anche un tronco che abbiamo preso. Sul davanti, vediamo se riusciamo a superarlo, forza, bello. E allora stacchiamo verricello, proviamo a spostarci noi agganciandoci magari là. Ok, forza, perfetto. Stop, agganciamoci adesso il ramazzo, eccolo là. Poi la cisternina, ragazzi, la verrò a recuperare in un secondo momento. Per adesso devo uscire da questa palude con questo veicolo che è rimasto impantanato e faceva parte di un incarico. Lo abbiamo recuperato, poi sarà nostro. Cioè, tecnicamente è già nostro adesso, però volevo, ragazzi, portarlo in farm. In farm, ragazzi. Riportarlo, diciamo, al garage. Forza, bello. Ok.
Questo è anche un test, ragazzi, che voglio fare per controllare la potenza di questo Derry Longhorn. Devo dire che è uscito dalla palude, seppur lentamente, ma è uscito quindi senza troppi problemi. Questo è un buon segno, perfetto, ottimo. E procediamo. Manteniamo le ridotte, manteniamo anche il 4WD proprio per avere il massimo della spinta e della potenza. Qui cerchiamo di non fermarci ma di procedere . Evitiamo anche questo tronco, potrebbe creare qualche problema. Occhio alla roccia e via. Vediamo se è passato il processore. Perfetto, a questo punto possiamo anche togliere la 4WD, no il 4WD, la marcia ridotta, e quindi mettere quella automatica e andiamo al garage, ragazzi. Abbiamo quindi un nuovo veicolo, tecnicamente si può anche recuperare ovviamente, però volevo fare un recupero più realistico, quindi toglierlo innanzitutto dalla palude e riportarlo chiaramente in garage. Chiaramente hanno messo un veicolo forestale all'interno del DLC, perché ci saranno diverse missioni per il di consegna di legname per chi ama trasportare e caricare in maniera manuale i tronchi. Troverà chiaramente questo veicolo molto molto utile. E allora prendiamo di qua, ragazzi, faccio sempre questa strada che mi conduce alla segheria e poi direttamente al mio garage. Segheria che nello scorso in uno degli scorsi gameplay mi ero occupato di svolgere una missione piuttosto lunga, che in buona sostanza mi andava a riparare un magazzino
all'interno di questa segheria. In uno dei prossimi episodi che vi porterò sul canale, qui su SnowRunner e qui sul main, andrò poi a, tra virgolette, ad occuparmi della fase finale di questa segheria, andando a, qui facciamo anche molta attenzione, ripeto, mi andrò ad occupare poi di fare altre consegne per avere poi pieno possesso del magazzino. E allora passiamo di qua, chiaramente. Beh, ragazzi, direi che è stato un bel incarico, una bella missione. Abbiamo quindi un nuovo mezzo al garage. Devo solo occuparmi adesso di trasferirlo in garage, giusto per fare le cose molto carine. Mi fermo qui e allora facciamo il cambio a camion, ragazzi. Innanzitutto fermiamo l'International qua, voglio dire il Derry Longhorn, scusate. Cambiamo camion, Aramazzo, eccolo qui. Quindi questo è il veicolo che, piuttosto malconscio devo dire, che abbiamo comunque recuperato. E allora portiamolo in garage, ragazzi. Perfetto, ah, finalmente è stato riparato di tutto punto, quindi possiamo anche darci un'occhiata. Guardate che meraviglia. Questo, ripeto, è un veicolo che troverete solo su questo DLC. Ce ne saranno altri di veicoli da sbloccare. Questo comunque è il primo che vi porto sul canale. Quindi ci sono anche tante componenti per il legname che possiamo cambiare, molto interessante, però poi lo sviscereremo meglio in un'altra occasione. Ragazzi, io direi di uscire dal garage. Dirigermi più o meno qui e fare i saluti. Ok, fermiamoci qua. Stop. Fermiamo.
E facciamo i saluti. Ragazzi, spero che anche questo incarico, questa missione qui su SnowRunner nella regione del Maine vi sia piaciuto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta. Da parte mia, ciao ciao ciao.